vestito da marinaio praticamente, una cosa con sti foulard al collo, con questi doppi petti con i bottoni d'oro, no? Danzavano i bianchi, i rossi, una cosa veramente inguardabile, bellissima. Una la parola mensile, com'è? Tu sai che significa la parola mensile? La parola mensile, com'è? Mensile. 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 Te devi solo ringraziare che ancora non ho chiamato mio padre e mio fratello. Monica, ma io dalla fine del mese ti do tutti i soldi, te lo giuro, sulla testa... Lei fa Linda, Linda! E quello lì è nata lì, capito? Questa battuta, che è terribile, no? Ce n'è talmente tante che non ti ricordi neanche il nome di Sofia. Trema. Guarda, il finale è questo, io ti giuro che la fine del mese è la tua. Vedi di farlo, perché te fai male se no. Ok. Vedi di farlo, perché se no... Sarò sempre un fan. Cioè io Carlo, per quanto possa essere un amico, adesso posso dirlo, è sempre, per me è sempre perdone, capito? Sul set, per quanto riguarda il lavoro, è meno ansioso di quello che uno potrebbe pensare, no? È proprio talmente sicuro di sé che non sembra lui. No, invece magari dopo, boom, oddio, fa male qua. Capito? Non sto a mettere una pomata perché... Ernesto! Beh, io devo dire una cosa, non so se Carlo è d'accordo, però Carlo è un po' ansioso. Perché Carlo, lui prima delle 8:30 non parte da lui casa. Lui ha un suo bioritmo, esatto. Proprio specifico. Deve svegliarsi, fa colazione e si incontra col suo assistente Ernesto sotto casa alle 8:30. E ci vado con il mio scooter a casa sua. Lascio il mio scooter, Carlo prende il suo, io salgo dietro di lui. Partono con la moto. Cioè, Ernesto dietro e Carlo davanti, cioè no, è eccezionale. Noi arriviamo e tutti a ridere. Oh, va a portare Ernesto. Ci resteremo nella storia del cinema italiano, ne mi ha detto. Perché domani si racconterà. Lo sai che Verdone c'era un autista, però portava lui. Sicuramente la prima ansia della notte prima del primo giorno di prese è quella del sonno. Arriva sul set, ci guarda e ci fa: avete dormito? E noi diciamo sì, Carlo. E lui si incazza tantissimo, fa: ma come? Ma siete pazzi? Il primo giorno di prese, come avete fatto? Ah, cara, come sei stato stanotte? Una nottata di merda. Quando entra il trucco la mattina ti fa così. Io già rido. Capito, questo è il gesto.